Erano i primi mesi dell'84, giusto 40 anni fa, quando nella storica sede del giornale radio in via del Babuino, dove adesso c'è l'hotel del Rissi a Roma, mi venne a trovare il segretario generale dell'UISP, un giovane Gianmario Missaglia ed altri dirigenti, per parlarmi di un'idea che francamente così sul momento mi lasciò un po' sconcertato. Mi parlavano di una gara podistica, di una similmaratona, che si doveva svolgere in tante città contemporaneamente, ma che avrebbe previsto una classifica unica in base a codici di compensazione delle differenti difficoltà dei percorsi da una città all'altra. Insomma, qualcosa che non si era mai fatto prima e che sembrava, devo dire la verità, un po' folle. Ma era in realtà una visione e le visioni riescono a coinvolgere molto le persone. E infatti decidemmo insieme di provarci a dare corpo a questa iniziativa e a supportarla con il mezzo di comunicazione che continua a essere in certe occasioni più efficace, cioè la radio. La radio avrebbe dato il via in contemporanea a tutte le città, sarei stato io a farlo, e poi avremmo organizzato, come facemmo, una specie di tutto il calcio minuto per minuto, collegando diverse città con colleghi impegnati alle varie postazioni per dare conto della partecipazione e dello sviluppo di quella specialissima manifestazione sportiva che si chiama Vivi Città e che 40 anni dopo dimostra la validità della sua formula, che per prima o tra le prime ha parlato di ambiente, di sostenibilità e di tanti temi che sono ancora di attualità. Tanti auguri davvero, Vivi Città!